Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di batterie. Sì, perché la situazione sanitaria attuale, quindi con tutte le restrizioni dovute al problema sanitario che c'è attualmente in Italia, non ci permette ovviamente di andare a far volare i nostri droni. E quindi dobbiamo assolutamente prenderci cura delle nostre batterie, perché per un lungo periodo non potranno essere utilizzate. Quindi tanti di voi già sanno come comportarsi quando non si utilizzano le batterie, mentre ci sono altri che proprio non lo sanno, o altri tipo me che erano talmente abituati ad utilizzare i droni che non avevano mai la necessità di doverle diciamo mettere a riposo. Quindi adesso analizziamo tre situazioni in cui potremmo trovarci con le nostre batterie. Quindi con le batterie se vogliamo classiche lipo, tipo queste, quasi tutti i caricabatterie, un esempio può essere questo, ma qualsiasi caricabatterie di un certo livello, non di quelli proprio ultra scarsi, ha la possibilità di mettere in storage le batterie, cioè di metterle a riposo. Quindi in automatico, andando a selezionare l'opzione storage, queste batterie verranno portate a metà carica, che è diciamo la situazione ideale per tenere a riposo le batterie al lipo. Quindi farà tutto il nostro caricabatterie. Mentre nella situazione di batterie tipo Autelivo, che ne so, DJI Mavic Pro, Mavic Air, Parrotan AFI, ma anche il Fimix 8, hanno batterie intelligenti. Questo cosa vuol dire? Che dopo un certo numero di giorni, poi dipende dal produttore, certe applicazioni addirittura ci fanno impostare dopo quanti giorni vogliamo che le batterie vengano messe in storage, cioè a riposo. Cosa succede? Queste batterie intelligenti in automatico dopo tot giorni inizieranno a scaricarsi fino a quando arriveranno a metà carica. Tipo queste dell'Autelivo erano cariche al massimo, adesso vedete che sta già lampeggiando. Il LED centrale a 4 LED, poche parole, ormai è quasi arrivata a metà carica. A metà carica si ferma e rimane in quella modalità, che è la situazione ideale per mantenere sane le nostre batterie. La stessa cosa la fa, come vi ho detto prima, DJI Mavic Pro, Mavic Air, lo fa Anafi e lo fa anche Fimix 8, ma non lo fa il nostro amatissimo Mavic Mini. Sì, perché le batterie del Mavic Mini, cioè queste, non sono batterie intelligenti, o meglio non sono così intelligenti, non hanno una scarica automatica che le porti ad un livello di ottimizzazione per un tempo di riposo lungo, quindi dovremo intervenire manualmente. Allora, se avete solo una batteria, cioè quella che avete acquistato nella versione del Mavic con la base, quindi avrete solo questa, il mio consiglio è: mettete la batteria all'interno del Mavic, mettetevelo in overing in casa per un quarto d'ora, 20 minuti, quello che è. Poi comunque qua sotto il LED, cliccando, sapete che ci indicano la carica delle batterie. Vedete che qua lampeggia già il LED centrale, cioè il terzo LED. Quando anche quello sarà spento, siamo più o meno a metà carica, e quindi la batteria la potremo mettere tranquillamente via per un periodo lunghissimo senza che si danneggi o perda diciamo di prestazione a livello di carica. Mentre se avete acquistato la versione diciamo combo, quella con tre batterie, avete il case, e questo case diventa utile anche per scaricare le batterie. Sì, perché mettendo dentro nel case una batteria e andando a collegare un cavetto del telefono, per esempio, che avete voi, cioè in questo caso un iPhone, quindi un cavetto USB Lightning, andrò ad attaccare il telefono al case e questo diventa un power bank. Quindi, diventando un power bank, cosa fa? Andrà a ricaricare il telefono. Ovviamente caricando il telefono si scaricherà la batteria. Avendo anche qua i 4 LED, quando i due ultimi LED saranno spenti, avremo raggiunto un livello di carica ideale per mettere in storage la nostra batteria. Quindi potremmo ricaricare il telefono, che ne so, potremmo anche, vi faccio un esempio di quello che faccio io per portarle diciamo alla carica ideale, potremmo ricaricare un joypad della Play, per esempio, no? Se vogliamo caricare più cose e portarle velocemente in una modalità storage. Vedete che attaccando il cavetto al case, il power bank va a ricaricare il controller della Play. Quindi ragazzi, questo era solo
solo un video per informarvi su come comportarci con le batterie, soprattutto con le batterie del Mavic Mini, che hanno questo diciamo handicap, chiamiamolo così, di non scaricarsi da sole e di non avere un qualcosa che le scarichi portandole in modalità storage. E siccome questo periodo sembra che durerà davvero tanto, più che altro che quando poi tutto questo finirà ci troveremo un drone con le batterie che non vanno più, quindi quando potremo andare a volare avremo le batterie che non vanno. Quindi per non rischiare fate come vi ho detto e non dovreste più avere nessunissimo problema. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato qualche suggerimento su come comportarvi con le batterie, soprattutto quelle del Mavic Mini, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial. Ciao!